Oh mio Dio, che strano tornare dopo tutto questo tempo. Bentornati sul mio canale, bentornati su 5 per un autore dopo tantissimo tempo. È il primo appuntamento dell'anno, quindi non vi siete persi nulla fino ad oggi. Prima di tutto vorrei scusarmi per la lunghissimissima pausa che ho fatto dai video, dai contenuti social e via dicendo, ma come vi ho detto precedentemente anche nel video haul che è uscito martedì scorso, non è stato un periodo particolarmente facile, più che altro per conciliare appunto il portare avanti i social, il canale e via dicendo, e il lavoro e la vita privata e un sacco di cose. Avevo anche bisogno di staccare un attimo proprio mentalmente, perché stavo veramente esplodendo, anzi implodendo. Oggi ritorniamo, speriamo, di gran carriera. Sicuramente troverete i soliti contenuti quest'ultima settimana di giugno, quest'ultima settimana abbondante di giugno, e poi si spera, avendo molto più tempo libero, che durante l'estate, nonostante vacanze, viaggi e via dicendo, ci sarà il solito palinsesto come da programma. Quindi ecco, bentornati e vi chiedo ancora scusa per la lunga pausa. Oggi appunto torniamo con il 5 per un autore, un format che non vedevamo da dicembre 2020, perché appunto quest'anno, per una questione di interesse generale che mi è stato dimostrato per questa rubrica, che personalmente trovo particolarmente interessante, perché andiamo ad analizzare, per chi non la conoscesse, l'autore dietro ai libri, quindi non solo i libri che vado a leggere, cosa ne penso e via dicendo, cose che faccio normalmente con qualunque libro io legga, ma proprio cosa c'è dietro alla stesura dei libri, cosa penso io dell'autore attraverso quello che ho letto, quello che ho potuto capire attraverso i libri, qualche nota biografica. Insomma, è una rubrica che a me piace particolarmente, però insomma io mi rimetto un po' sempre a voi, quindi se vi piace questa rubrica, vorreste più appuntamenti, vorreste che approfondisse alcuni aspetti che magari non approfondisco normalmente, fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti, ma soprattutto fatemi sapere cosa pensate dell'autore di cui parleremo oggi, che è appunto Pier Domenico Baccalario. Devo fare una menzione d'onore, perché se non ci fosse stato il canale di Ombre Angeliche, aka Sally Rowan, su Instagram, booktuber, bookstagrammer, che seguo sempre con grandissimo piacere, non avrei mai conosciuto questo autore, che ho scoperto aver scritto veramente una caterva di opere, veramente tantissime, tra serie di libri, collane, collaborazioni con altri autori, libri autoconclusivi. Insomma, questo autore dal 1999 ha scritto veramente tantissime cose, e devo dire che mi sono accorta adesso, studiando tra virgolette la biografia di questo autore, di essermi concentrata su l'ultimo periodo, o perlomeno il periodo di mezzo, ecco, della sua carriera, perché comunque ricordiamoci che siamo nel 2021, quindi il 2010 non era ieri, ma 10 anni fa. Oh mio Dio, invecchiamo! Appunto, adesso andremo come al solito a fare qualche considerazione sulla sua biografia, sulla sua vita, le sue opere in generale, quindi qualche aneddoto biografico, e poi alla fine farò una mia personale conclusione su quello che penso dell'autore, del suo stile, cosa ho potuto capire attraverso le letture dei suoi libri, 5 libri che andremo a ripetere quali sono in questo video, perché è da gennaio che sto leggendo le sue opere proprio in preparazione di questo video. E quindi adesso incominciamo, perché non voglio tediarvi come al solito, soprattutto dopo che abbiamo perso l'abitudine a sentir parlare questa logorroica. Pier Domenico Baccalario nasce ad Acque Terme il 6 marzo del 1974, quindi è del segno dei pesci. Si laurea in giurisprudenza con una tesi di laurea improntata su internet e sui diritti di proprietà intellettuale. È uno scrittore, un autore di libri prettamente per ragazzi e prettamente fantasy ed avventura, anche se nelle opere che ho letto ho riscontrato anche qualcosa sulla formazione, ecco, che comunque deve essere un po' la base dei libri per ragazzi di qualunque genere, a mio avviso. Però è anche uno sceneggiatore, ha collaborato con case di produzione di animazione per delle serie animate che trovate appunto nel palinsesto TV. Appunto, principalmente noi ci concentriamo sul suo lavoro di autore di libri, e appunto vediamo che lui inizia la sua carriera nel 1999 pubblicando Pier Domenico Baccalario e Tommaso Percivale, che è stato appunto il suo primo romanzo, e da lì i suoi romanzi più famosi sono stati tradotti in più di 20 lingue, quindi li trovate in tutto il mondo, soprattutto per i grandi fan di Pier Domenico Baccalario potete trovare appunto
tutte le sue opere in diverse lingue. So che alcuni usano collezionare edizioni diverse della stessa opera, quindi magari vi può interessare. Pier Domenico Baccalario prosegue nella sua carriera e vince anche alcuni premi, tra cui il premio Battello a Vapore, collana della PM che conosciamo benissimo tutti noi nati negli anni 90 soprattutto, ma conoscono sicuramente tutti i bambini, nel 1998 con La strada del guerriero, mentre invece grazie a una giuria di ragazzi di un istituto comprensivo tra i 12 e i 14 anni vince il premio Terre del Magnifico con Ciboria, Il risveglio di Galeno, che è appunto il primo, se non mi ricordo male perché io questa serie non l'ho letta, di una serie di romanzi molto molto famosa di questo autore, e ha vinto appunto questo grandissimo premio. Vive con la famiglia dal 2014 nel Regno Unito e nel 2016 si fa anche responsabile di una delle più grandi fiere italiane del libro, ovvero Tempo di Libri a Milano, quindi lui è uno dei responsabili che decide chi è che autore invitare, come organizzare la roba, quindi fantastico. Parliamo invece delle sue opere, ve le nomino un po' tipo lista della spesa perché la maggior parte di queste non le ho lette, io mi sono approcciata a questo autore solo di recente e ho letto solo 5 delle sue opere, non è neanche detto che ne legga altre perché il genere che scrive, lui ha uno stile di cui parleremo dopo che mi piace molto perché comunque è molto scorrevole, molto bello, ma il genere che scrive è molto lontano da quello che normalmente io leggo e che amo leggere. In più abbiamo ancora questa fantastica pila di libri da smaltire, quindi ne passerà di acqua sotto i ponti sicuramente prima che io legga qualcos'altro di questo autore. Ma al di là di questo, facciamo questa lista della spesa delle sue opere. Magari avete letto qualcosa o qualche titolo vi incuriosisce, nel caso mi fate sapere nei commenti quale opera tra queste vi incuriosisce di più, magari solo dal titolo. Parliamo prima degli autoconclusivi, così andiamo anche a toccare i 5 libri che ho letto di questo autore. Ovviamente sto escludendo tutte le collaborazioni con altri autori, io mi sto rifacendo a Wikipedia e le collaborazioni con gli altri autori le ho escluse perché sono già tantissime queste opere senza le collaborazioni, quindi figuriamoci. Allora abbiamo La strada del guerriero, che abbiamo nominato prima con il premio Battello a Vapore del 1998, che però è stato pubblicato nel 2002, mi deve tornare un po' questa cosa, penso sia stato pubblicato ufficialmente nel 2002, magari proprio in seguito alla vittoria del premio, non lo so, mi devo documentare. La Bibbia in 365 racconti nel 2004. Nel 2005 abbiamo ben 3 opere che sono Bugs Bunny, il coniglio più famoso del mondo, La mosca di rame e L'ombra del corvo. La mosca di rame lo volevo leggere, però non l'ho trovato a un prezzo accettabile e quindi alla fine non l'ho letto, ma ho letto poi un'opera che è stata pubblicata più avanti che come tematiche ricorda un pochino questa. Poi nel 2006 esce I mastrodonti, nel 2007 La ragazza di Berlino, nel 2009 Il popolo di Tarkan, nel 2010 Il codice dei re, nel 2010 scrive anche altri 2 libri che sono La bambina che leggeva i libri e Lo spirito del vento. Nel 2011 scrive ben 4 opere, tra cui 2 che ho letto di recente: La moglie che morì 2 volte, La vera storia di Capitan Uncino, che dei 5 che ho letto è quello che mi è piaciuto di più, infatti lo rivedrete venerdì nella Books Review del 25 come al solito, Lo spacciatore di fumetti, altro libro che ho letto in febbraio o marzo, non mi ricordo bene, che ho apprezzato tantissimo per le tematiche soprattutto. Infatti non uscirà questo mese la sua recensione, ma più avanti sicuramente andremo ad analizzare questo libro. E Volevo solo giocare a calcio, che mi sembra sia la biografia romanzata di un calciatore, se non, Andrea Ferreira o qualcosa del genere. Non mi intendo molto di calcio, non si vede, vero? Nel 2012 esce I cavalieri della tavola calda e Tipos 01 verità. Nel 2013 L'ombra di Amadeus, che ho letto, anzi precisamente non voglio barare, che sto leggendo, non l'ho ancora finito, però è stato un mese veramente impegnativo, quindi sto riprendendo adesso a leggere tutti i giorni, però mi sta piacendo. Poi Nella Bibbia ho incontrato, quindi ritorniamo ad una tematica un po' più religiosa, e basta, questi 2 libri nel 2013. Nel 2014 scrive un sacco di roba: Il pane nel cielo, La moneta maledetta, altro libro che forse avrei letto ma che non ho trovato, L'oscuro richiamo, Tutti i giorni sono dispari, altro libro che mi è piaciuto tantissimo, anzi no, ecco, mi sono dimenticata, Lo spacciatore di fumetti non mi era piaciuto particolarmente, avevo fatto una mini recensione su Instagram se vi ricordate, invece Tutti i giorni sono dispari, perché hanno la copertina tutti e 2 blu, quindi mi riconfondo, mi è piaciuto tantissimo, quindi vedi sopra il discorso che ho fatto prima, in realtà vale per questo libro.
e Un drago in salotto. Tra l'altro, Tutti i giorni sono dispari è quel libro che ha le stesse tematiche circa della mosca di rame. Poi io non l'ho letto la mosca di rame, quindi non vi so dire con precisione, però ha più o meno le stesse tematiche e io ho letto questo e non l'altro. Forse la scelta è ricaduta su questo proprio per quel motivo, perché così erano letture tutte differenti e non con lo stesso tema, non avrebbe avuto senso secondo me. Nel 2015 scrive due libri, ovvero Come fondai l'Explorer Club e Il quinto segno. Quinto segno, altro libro che avrei voluto leggere. Nel 2016 scrive Il manuale delle 50 avventure da vivere prima dei 13 anni, che ho raddoppiato in libreria, ma io ho superato ampiamente i 13 anni, quindi insomma sta in fondo alla mia wishlist. E Le volpi del deserto nel 2018, che è il suo ultimo romanzo autoconclusivo. So che sta lavorando comunque ad altre cose, quindi insomma lasciamogli il suo tempo, poveraccio. Per quanto riguarda invece le serie, ce n'è veramente tantissime, tant'è che io avevo preso i miei appunti ma avevo finito la pagina e di conseguenza partirò da qua e poi andrò a leggere da Wikipedia direttamente, perché non ce la caviamo più. Se no, le prime serie che ha scritto sono Ciboria, che abbiamo nominato prima nel premio Terre del Magnifico, che è composto da tre libri, quindi una trilogia. Poi c'è La Clessidra, da sei libri. Candy Circle, che ha scritto in collaborazione con un altro autore, da 10 libri. Poi Ulysses Moore, che tra l'altro è il suo pseudonimo ed è la serie più famosa in assoluto scritta da Pier Domenico Baccalario, che infatti è composta da 18 volumi. Tantissima, è tipo un'impresa. Poi c'è la serie Century, da 4 volumi. La serie Will Mowgli, Agenzia Fantasmi, che è composta da 7 volumi. I gialli di Vicolo Voltaire, che è una serie in collaborazione con Alessandro Gatti, che abbiamo già visto in collaborazione con lui in altri casi, ma non mi ricordo bene, che è composta da 7 volumi anche questa. La Bottega Battibaleno, da 4 volumi. The Lock, da 6 volumi. The Golden Legend, da 3 volumi, trilogia. Le sciagurate imprese di Riccardo Cuor di Cardo, da 6 volumi. Ciccio Frittata, da 4 volumi. The Academy, da 4 volumi. I classicini li vorrei leggere, però temo che non mi piacciono particolarmente, ma comunque è una cosa interessante perché è praticamente una specie di riassunto dei classiconi un po' pesanti per i bambini ed è composta da 6 volumi, sono tipo alti così, quindi prendeteli ai vostri figli per l'estate. In poche parole, che è sempre una specie di classicini, però ha pubblicato solamente 2 volumi, che sono Madame Bovary e Il maestro e Margherita. Poi Che storia, per il momento ha solamente un volume, su Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda. I grandissimi, che sono come i classicini praticamente, però parlano di personaggi della storia e della scienza molto famosi, che è composto per il momento da 4 volumi: Nefertiti, Einstein, Steve Jobs e Leonardo da Vinci. Intrigue, da 3 volumi. I maghi raminghi, da 3 volumi. Le antologie, che come da titolo appunto saranno antologie tipo raccolte di racconti, che sono 4. Ha collaborato con la rivista Focus e Focus Junior e ha fatto la sceneggiatura appunto di Candy Circle, di cui troviamo la serie animata in collaborazione con Enzo Dalò, che conosciamo molto bene, e Zombie Family. Non c'è più niente da dire se non le mie conclusioni personali per quanto riguarda quest'autore. Allora, io ho letto 5 dei suoi libri. Ho letto In viaggio con lo zar, che è stato scritto credo in collaborazione, perché non l'abbiamo visto in questo elenco, che però mi è piaciuto abbastanza. Poi abbiamo letto Tutti i giorni sono dispari, Lo spacciatore di fumetti, La vera storia di Capitano Uncino e L'ombra di Amadeus. 5 libri che tutto sommato nel complesso ho apprezzato abbastanza, a parte Lo spacciatore di fumetti, perché era un po' lontano da quello che normalmente mi piace a livello di personaggi, a livello di dinamica, a livello di ambientazione. Anzi, devo dire che l'ambientazione ha salvato un po' quel romanzo, ma ve ne ho già parlato in altri video. Adesso stiamo a considerare solamente ciò che ho dedotto per quanto riguarda questo autore. La cosa che mi è piaciuta di più, e forse è dovuta al fatto che io ho scelto proprio dei romanzi autoconclusivi che fossero agli antipodi per quanto riguardava gli argomenti, il genere no, perché appunto lui scrive questo genere, è il fatto che mi ha permesso di viaggiare tantissimo. Ho viaggiato in Russia, ho fatto un viaggio insieme a un gruppo di immigrati dall'est, dall'oriente fino all'Italia, ho fatto un viaggio in Ungheria, ho visto Budapest, la Budapest prima dell'unione delle due parti di Budapest in sostanza. Ho visto l'Inghilterra del 1800, ho visto i mari, insomma, vicende di pirateria di vario genere, e infine adesso sto viaggiando su Vienna
e sull'Italia nella storia del mistero di Amadeus, insomma. Quindi è un autore che ti permette sicuramente di viaggiare ovunque tu voglia, ovunque lui decida di portarti, ti permette di avere una visione molto dettagliata e globale del posto dove ci troviamo. In questi posti lui sa inserire perfettamente nel contesto i suoi personaggi, che siano personaggi storici o personaggi di fantasia, appunto, e riesce a coniugare questi ambienti con delle situazioni e delle tematiche che possono anche non c'entrare assolutamente nulla con il contesto nel quale siamo. È bravissimo perché comunque io, per quanto non sia molto affine con il genere che scrive, sono riuscita ad entrare veramente nella storia, e quindi questo denota l'essere Pier Domenico Baccalario un grande autore, a mio avviso. Lo stile è molto scorrevole e proprio per questo è perfettamente adeguato alla fascia d'età per il quale lui scrive. Insomma, entri perfettamente nei suoi romanzi. Leggendo i suoi romanzi ero convinta che lui avesse viaggiato tantissimo anzi, per poter scrivere così dettagliatamente questi libri. Nella sua biografia io non sono riuscita a carpire questa cosa. Può darsi che lui sia uno che viaggia tanto, ma non l'ha fatto notare se non nelle sue opere. Quindi ecco, questo è quanto. A me è piaciuto molto come autore. Venerdì parleremo di uno dei suoi romanzi nel dettaglio, quello che mi è piaciuto di più, e sono contenta di averlo affrontato. Ci sarà un altro appuntamento con il 5. Oddio, mi prude il naso. Ci sarà un altro appuntamento con il 5 per un autore il 21 dicembre, quindi tra 6 mesi. E in questi 6 mesi mi voglio approcciare a un'autrice di cui ho sentito parlare, di cui ho già in possesso qualcuno dei suoi romanzi, ovvero Joan Harris, che è l'autrice di Chocolat, del Canto del Ribelle, insomma. Ha scritto dei romanzi che mi incuriosiscono da parecchio tempo, quindi per quest'ultimo appuntamento del 2021 con il 5 per un autore mi dedicherò a questa autrice. Per il momento salutiamo Pier Domenico Baccalario e lo ringraziamo per averci tenuto compagnia in questi 6 mesi di letture. Sicuramente ci rivedremo in un futuro più o meno prossimo con altri romanzi di questo autore. Spero che l'appuntamento con il 5 per un autore vi sia piaciuto. Nel caso fatemelo sapere qua sotto nei commenti e ditemi magari qualche altro autore che varrebbe la pena di andare ad analizzare nello stesso modo più avanti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se vi piace questo canale, quello che faccio, tutte le cose, i format, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con Danza con Gio, che sarebbe dovuto essere oggi, ma sarà domani appunto. E invece ci vediamo con il prossimo 5 per un autore, come vi ho detto, il 21 di dicembre. Un bacione e ci vediamo alla prossima!